Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Siamo sul metodo per bassisti sullo slap chiamato Easy Slap. Se non lo conosci, vai sul mio sito carlochirio.com e vai a dare un'occhiata a tutto il materiale. Ci sono già tanti video, sto cercando di farli tutti, prima o poi ce la farò. Allora, siamo all'esercizio numero 33. Qui noi avevamo appena visto nell'esercizio 32 questa nuova ghost fatta con la mano sinistra, quindi con un movimento di mano sinistra con un hammer andiamo a fare, a stoppare le note, creare questo effetto percussivo che crea una ghost note. Lo facciamo alternando una nota reale, quindi anche in questo caso il mi a vuoto. Quindi io suono il mi con la mano sinistra, vado a fare questo effetto. Inizialmente non sarà così facile da fare, perché se schiacci un po' di più esce la nota reale, se schiacci troppo poco non riesci a far sentire la ghost note. Come effetto percussivo, a me piace sempre fare questo esempio, è come se tu girassi la mano dall'altra parte, fai questo suono, il suono che devi ottenere è questo. Con la mano girata dall'altra è un po' più difficile perché tendiamo ad andare più sulla punta, invece magari potremmo concentrarci un po' di più su questa parte qua. Allora, nell'esercizio specifico andiamo sempre a fare il mi a vuoto con questo tipo di ghost. Poi abbiamo due pause di ottavi, una appartiene al primo quarto e l'altra invece è il battere del secondo quarto. E poi facciamo una nota in hammer che è inizialmente re e mi, re che va sul mi. E finiamo di nuovo con il mi a vuoto, quindi esce fuori. Cerchiamo, dopo aver dato il mi, di non lasciarlo lungo ma stopparlo un pochettino. Poi andiamo nel secondo quarto. Nel secondo quarto spostiamo la mano, inizialmente uguale, sempre mi insieme alla ghost note sul secondo sedicesimo. Sul secondo quarto, anziché re mi, abbiamo spostato un po' la mano e andiamo a fare do diesis re. Poi spostiamo di nuovo mi con la ghost, si do diesis, poi ritorniamo qua, ultima battuta, di nuovo il mi, re mi, poi spostiamo la mano un pochino e con o il dito 4 o il dito 3 andiamo a prendere il mi acuto strappandolo. Qua non c'è scritto il pluck, però lo davo per scontato probabilmente. Quindi nell'ultima battuta, attenzione al ritmo di queste due note in strappato, in pluck. Questo perché una deve arrivare sul quarto sedicesimo della terza pulsazione, mentre invece l'altra è in levare di ottavo. Quindi fai attenzione, poi con la batteria cerca di curare bene questo suono. Adesso andiamo a mettere una batteria lenta e proviamo a suonarcelo insieme. Ho messo la batteria a 70 bpm, ma puoi anche tranquillamente farla poi più lenta. 3 e 4. Prosegui poi tu portandolo su di velocità, cercando anche qua come al solito di meccanizzare il gesto. La cosa difficile, come ripeto ancora una volta in questo esercizio, è proprio questo, ottenere questo bel suono di ghost fatto con la mano sinistra, perché grazie a questo poi riusciremo a fare degli ottimi incastri. Grazie per aver visto il video fino alla fine, mi raccomando lascia un bel like, iscriviti al canale e condividi il mio lavoro perché per me è importante. Ciao, a presto!